Bene, allora, giustamente mancava la sigla, ma noi siamo partite così. A razzo. Allora, quest'oggi, che oggi ricetta ci proponi? Hamburger. Un hamburger logicamente vegano. Logicamente vegetale, 100% vegetale. E, una delle tantissime proposte, perché comunque l'hamburger vegetale si può fare con quasi qualsiasi cosa. Allora, noi siamo partiti oggi dai ceci. Allora, sarà un hamburger con base di ceci, delle cipolle caramellate. Buone. Una salsina di yogurt, di soia ovviamente, con la senape e le verdurine. Insomma, un po' di tutto e di più. Allora, vediamo intanto questo hamburger, come si inizia a preparare un hamburger che ci tornerà comodo nei prossimi giorni in cui e si fanno le scampagnate. Ma anche qualche sera con gli amici, insomma una seratina un po' diversa. Esatto, una seratina un po' diversa. Bene. Allora, in commercio normalmente il pane per hamburger si trova tranquillamente senza latte né derivati, anzi certo. I produttori sono locali e li trovate al supermercato. Cercateli. Beh, allora, si trova. Non possiamo. Ceci frullati, io ho indicato circa 250 grammi per 4 hamburger, della patata lessa che io ho già schiacciato semplicemente. Poi qui abbiamo delle verdure con cui guarniremo, della cipolla rossa, buona, un po' di aceto balsamico che utilizzeremo per caramellare le cipolle, dei semi di girasole che abbiamo appena tostato un pochino, della paprika affumicata che abbiamo già visto, buonissima, esatto, abbiamo già visto l'altra volta, profumissima, un po' di malto che è il nostro sostituto del miele sempre per caramellare le cipolle. Un po' di aromi misti, yogurt di soia e senape. Bene. Ecco, sembrano tante cose, ma in effetti, insomma, molte sono opzionali. Nella ricetta anche ci saranno poi solo saranno quelle basi. Le salsine, diciamo. Esatto, e l'hamburger, cioè, l'hamburger, la cipolla, la salsa e le verdure, quindi bello ricco. Allora, da che cosa si parte? Partiamo intanto dalla cipolla, che ha bisogno di un attimino di più tempo, perché la dobbiamo appunto caramellare un po'. Se accendi anche il fuoco. Accendiamo i fuochi, si un parte. Un po' di olio di oliva e la facciamo andare. Allora, un po' con un la po' cottura, di olio. Semplicemente con olio e un pizzico di sale. Bene. Poi più avanti nella cottura aggiungeremo un po' l'aceto balsamico e appena sfumato quello il malto, in modo da dare un effetto agrodolce, esatto, alla nostra cipolla. Che insomma poi inebria questo hamburger, anche perché poi i ceci comunque sono un po' neutri loro. Esatto, come gusto. Sono basici, per quello si prestano molto bene ad essere aromatizzati. Infatti abbiamo portato anche la paprika affumicata per quello, la patata gli dà una certa sofficità, certo. E oltretutto il ceci è anche molto ben consistente e lega già da solo. Sì, poi assomiglia un po' di più al classico hamburger, diciamo, sì, e quindi insomma, la parvenza, insomma, l'occhio uh-huh. vuole anche la sua parte. I ceci poi li utilizziamo noi anche in farina proprio per fare le frittate, diciamo le frittate sì. vegetali, oppure diluiti con acqua per legare, quindi il ceci già di per sé. Io credo che quando arriverà il dottor Morisani non rimarrà nulla di quello che vediamo. Temo di no, se sarà in ritardo probabilmente no. Ok, non allora rimarrà questa, nulla. Facciamo andare abbastanza pianino. Ok. Intanto cominciamo a preparare il nostro hamburger. Bene. Allora, questi sono i ceci che abbiamo lessato e semplicemente frullato. Ceci, insomma, che possiamo ammollare oppure troviamo sì, già pronti. Sì, esatto, uno o l'altro caso. Un ottimo sistema per avere un prodotto di alta qualità e utilizzare per esempio degli ottimi ceci bio secchi, magari un bel sacchetto, prepararli in anticipo bolliti e fare i sacchettini in congelatore. No, non è vero, non è un gran lavoro. Dai. No, ma insomma se si prepara prima poi sì, si fa anche poi presto. Li hai sempre pronti, tiri fuori il sacchettino e sei a posto. Allora, la nostra patata lessa, okay. che ammorbidisce un pochino, andiamo ad aggiungere del sale. Teniamo conto che qui non è salato nulla, per cui insomma certo. ce ne vuole. Un po' di aromi misti, questi sono salvia, rosmarino, quello che vi piace. Queste sono le proposte che vi faccio, ma insomma la base sono i ceci, le patate, potete aromatizzare un po' come okay. vi pare.
Aggiungiamo anche la nostra puntina di affumicato che secondo me nell'hamburger sta benissimo. Si sente un profumo meraviglioso, sì, di affumicato. Splendido. E poi questa volta è assolutamente opzionale, ho portato dei semi perché li abbiamo utilizzati molto poco, in effetti noi li utilizziamo tantissimo. La gente si chiede sempre, ma dove li mettiamo? Allora, dalle insalate a qualsiasi impasto. Ecco, noi oggi li abbiamo un po' tostati, un po' così croccanti, esatto, il sapore è un po' più definito. Ok. E poi dentro l'hamburger li sentiamo. Okay. Beh, quest'oggi è un tripudio di profumi in tutti i sensi, devo dire. Sembra vero? Di essere dove? In Oriente. Non è una cucina in sapore, insomma. No. Allora, qui potete ovviamente aggiungere della cipolla tritata, dell'aglio, del prezzemolo. Al solito noi abbiamo evitato l'aglio. Certo. E non si sa come mai. Ma però, così. Ecco, io ce lo metterei. Il famoso coriandolo, dici? Il coriandolo ci potrebbe stare benissimo se ce l'abbiamo. Ok. Anche togliere l'affumicato e per esempio aggiungere delle verdurine come la zucchina cruda grattugiata. Buona, ecco. Buona. La base dopo può essere o un altro legume o il miglio è un'eccezionale base perché a cottura ultimata, cioè quando è stato lessato, tiene molto bene, lega e può essere aromatizzato come qualsiasi altra cosa. Per cui qui in effetti quando vi ricordate una base e un legante, siamo a posto. Farlo con qualsiasi si può mettere qualunque cosa. Burger. Esatto. Si può mettere. Allora, qui le cipolline mi sembrano abbastanza. Allora, cominciamo ad aggiungere, esatto, il nostro aceto balsamico. Che è la morte sua. La morte sua, lo lasciamo un attimino evaporare. Certo. Così intanto assorbono un po' di sapore. Vedo là qualcuno di là delle telecamere già con la bava alla bocca, ma non è ma ancora non diciamo, tempo. No, non dai, è ancora tempo per assaggiare. Anche questi, Antonella, sono gli hamburger, possiamo farci i giorni prima e o conservarli in frigorifero oppure, o in freezer, si o può? In freezer, assolutamente sì. Basta mettere un piatto con un po' di pane grattugiato e poi quando sono congelati si tolgono e mettono in sacchetto. Bene. Passiamo alla parte sporca del lavoro. Ci vuole anche quella, non c'è niente da fare. Anzi, assaggiamo se il sale va bene. Anche perché so che ci sono in commercio dei formatori di hamburger, voglio dire, però insomma mi sembra sì, anche ma cosa abbastanza siccome semplice. È anche molto carina, molto semplice da fare. Certo. E anzi, è anche una cosa che puoi fare con i bambini tranquillamente, veloce, niente di che. Ci prepariamo i nostri hamburgerini. Che carucci. Sì, si può utilizzare anche, sai, l'attrezzino quello per fare sì, se infatti, li vogliamo fare tutti belli identici. Ma insomma, beh, soprattutto perché se sono più di uno si fa prima in cottura, poi vengono la cottura omogenea, viene uguale, esatto, però tieni anche conto che qui dentro al è solito già tutto non cotto. Abbiamo niente di crudo, esatto, è già tutto cotto, quindi in effetti li dobbiamo scaldare e insomma un po' tostare esternamente. Si possono anche passare in forno volendo senza passarli in padella, se vi riescono troppo morbidi e avete paura di manipolarli passate in forno spennellandoli appena appena di olio su una carta forno. Ecco, vabbè, noi ne facciamo intanto un paio, poi vedremo. Allora io devo dare la linea un attimino alla regia, poi naturalmente ritorneremo sempre qui in diretta su Telechiara con il nostro hamburger di ceci, non mancate, rimanete lì. Il nostro sogno è guardare avanti, è cambiare le cose, perché crediamo nel futuro. Clinica Dentale Torri di Quartesolo e Grancona. Quando la natura ti incanta con la bellezza dei suoi colori, ma tu non puoi sentirne il canto. Quando sei l'unico a non afferrare la conversazione degli altri. Quando ti senti escluso dal mondo dei tuoi cari. Allora è il momento di fare qualcosa per il tuo udito. Vieni in un centro Audiovita. Troverai accoglienza, comprensione e competenza. Potrai misurare il tuo udito e trovare la soluzione più adatta a te. Una prova pratica ti consentirà di ascoltare subito i suoni di un tempo
Nuove tecnologie facili da utilizzare ti metteranno a tuo agio in ogni occasione. Potrai riassaporare il piacere di sentire distintamente le voci dei tuoi cari. Il mondo è ciò che ascolti. Partecipa al mondo. Ascolta la vita. Audiovita, eccellenza per l'udito. Per questo mese, test dell'udito e prova gratuita, senza impegno di acquisto. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce, sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni, visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800-194-000. La chiamata è gratuita. Amici di Telechiara, buongiorno, io sono Paola. E io? Tu sei Chicco. E siamo qua per presentarvi un nuovo programma che andrà in onda tutti i giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Il programma si chiama... Casa Battaglia. Ma veramente? Veramente. E a Casa Battaglia potrete partecipare con le vostre telefonate, tanta musica, tanto divertimento. Canale 14, Telechiara, 16.30, 17.30. Vi aspettiamo. Salutaria sono le cose che portano salute. Vi aspetto ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30 su Telechiara per parlare di salutaria con i nostri ospiti. Quindi diamoci la fatta gioia. Allora, giusto per, ecco, giusto per giustificare, noi testiamo sempre prima di iniziare, quindi ecco, volevamo capire un po' la bontà del pane. Per non avvelenare nessuno. Esattamente. Allora, per allora, finire di caramellare abbiamo il nostro malto, che in questo caso bene. È un malto d'orzo, che è il nostro sostituto dei mieli. Ah. Il malto d'orzo è leggermente amaro, un po' come potrebbe essere un miele di castagno. Okay. Abbiamo malti di riso, di vari tipi. E in questo caso con la dolcezza della cipolla ho portato questo perché mi sembrava bello, il più indicato. Quindi molto lo lasciamo bello scaldare un momentino, caramellare. Okay. E siamo pronti. Bene. Allora, finché rifiniamo un secondino le cipolle, ci prepariamo la salsina con yogurt bianco di soia, che è pari al yogurt naturale, certo. Sì. Mettiamo un pizzichino di sale, un goccino d'olio, Antonella, per cortesia. Pronti. Grazie mille. Proprio un goccio. Un goccio, perché okay, comunque è una salsina. Guarda, le possiamo già togliere le cipolle, vedi che okay, è a allora posto. Togliamo. Amalgamiamo e ci creiamo una salsina che può sostituire, diciamo, la maionese vegetale. Chi vuole okay la ricetta della maionese si può vedere le prime puntate, giusto due o tre, certo, circa. Certo, viene, non so, quello, anzi, ecco, su YouTube credo, sì, siano già caricate, sì, sì, le puntate. Ci sono tutte, in una c'è anche la maionese. Che è buonissima, devo dire. Ecco, questa è un'alternativa più leggera in questo caso, meno grassa ovviamente, no? A base di yogurt. L'altro era con il latte di soia, no? Latte quindi di soia e però l'olio, perché l'olio comunque c'è, la maionese è sempre quella, è carico calorico. Allora, questa invece questa no è la risultante delle cipolle caramellate, il profumo è perfetto, splendido, e quindi queste le possiamo mettere anche qua. Va. Questa così invece è la nostra salsina, okay, pronta, e quindi due elementi li abbiamo già. Bene, poi cosa possiamo mettere? Adesso lì salsina utilizziamo pronta questo già sughetto delle cipolle per scaldare ovviamente insaporire ancora di più i nostri hamburger. Queste bastano un paio di minuti per lato, per cui attenzione che sono ovviamente più fragili rispetto certo agli altri.
Allora, utilizzeremo tutte le precauzioni del caso. Le cautele del caso, tanto. Allora, ci prepariamo il nostro pane che poi scalderemo sui lati interni. Certo. Allora, oggi stiamo preparando per voi questi splendidi hamburger di ceci. Ceci, sì. Patate ed aromi. E aromi, quello che vi piace. Esatto, insomma. Quello che vi piace. Noi vi abbiamo dato dei suggerimenti con dei semi di girasole, un po' di paprika affumicata. Insomma, li abbiamo aromatizzati. Esatto. Qui abbiamo già delle cipolle stufate, caramellate, come le volete chiamare. Qui abbiamo già la bella salsina, che sarebbe una specie di maionese, diciamo. Sì, più leggera in questo caso, più fresca, più estiva. Quindi magari cominciamo, che può essere benissimo utilizzata, Antonella, quella salsa, anche con meno senape magari, sì. Per condire le insalate. Ah, certo, mandiamo la ricetta agli amici che ci stanno seguendo, così se la vogliono trascrivere, eccola là. Allora, qui abbiamo dato proprio la base per circa 4 hamburger, 250 grammi di ceci lessati e schiacciati, una patata sempre lessata e schiacciata, del pane grattugiato, ma siamo riusciti a farne a meno perché comunque la consistenza è ottima, quindi aggiungetelo solo se è troppo morbido, sale, aromi misti, pane per hamburger. Per la salsa, quindi abbiamo le cipolle, l'aceto balsamico e il malto per caramellare le cipolle, dello yogurt di soia naturale e della senape per la salsina e poi le varie verdure per comporre il nostro panino. Beh, sarà un super panino. Un super panino. Allora, ho preparato intanto i nostri pomodori freschi e ho portato dello spinacino invece della solita spinacino fresco che in questo periodo è ottimo e va bene a sostituire ovviamente le altre insalate. Quali altre varianti ci possono essere per fare questi hamburger, oltre che con i ceci? Allora, qualsiasi legume può essere sostituito nella ricetta nello stesso identico modo. Okay. Se utilizziamo invece dei falsi cereali, quindi può essere il miglio, la quinoa, quant'altro, li leghiamo magari invece che con la patata, con la fecola di patate, quindi l'importante è sempre mantenere questa cosa. Il pane grattugiato ci serve quando abbiamo un impasto troppo morbido, perché se lo facciamo per esempio con dei cannellini sono molto liquidi, molto umidi, per cui un po' di pane. Un'altra volta abbiamo fatto le polpettine. Abbiamo fatto un mix di borlotti e cannellini proprio per supplire all'umidità dei cannellini. Infatti mi ricordo. Ecco, possono essere spegni pure, possono essere inserite tranquillamente delle verdure grattugiate, crude, la zucchina. Ecco, stavo pensando, saltando veramente di palo in frasca. Che non so. Ecco, parlavi prima di zucchine. Sì. È possibile fare degli hamburger di zucchina? Adesso ho sparato magari la mia stupidaggine giorno. Assolutamente. La zucchina ovviamente non può essere solo la zucchina. No, da sola no, però quindi, voglio dire. O si può utilizzare una base sempre di patata lessa, per esempio, così. Certo. O comunque una parte di legume e la zucchina. Possono essere fatte con tutte le verdure, anche con le melanzane sono buonissime. Verissimo, le melanzane sono eccezionali. Verissimo. Allora, adesso noi ci scaldiamo semplicemente i panini dai lati tagliati. Non serve olio, giusto? No, assolutamente, ci servono solo scaldati. Poi qui non abbiamo il forno tradizionale, però alla fine della composizione andrebbero passati un minuto in forno anche prima di servirli, sì, per omogenizzare il caldo. Cioè, qua abbiamo primo, secondo contorno, ci manca il caffè, siamo a posto. No, niente dolce, non manca dai. Niente, non manca niente, c'è la verdura, abbiamo le cipolle, abbiamo sì, poi ho portato un po' di germogli che stanno benissimo, sono croccanti. Ottimo. E cominciamo a, vediamo se si è scaldato già, un altro attimino. Mettiamo un po' perché qua parte con il turbo poi, non lo fermiamo più. E cominciamo a comporci il nostro piatto, togliamo di mezzo le cose prima che ci urlino dalla regia, che stiamo nascondendo. Esatto, ecco. Le cose. Bene. Va bene. Ok, sono già pronti. Allora, partiamo con la nostra salsina di yogurt e senape. Di base. Ok. Quindi qui non abbiamo utilizzato né classico ketchup né la maionese, abbiamo proprio fatto la variante. Bene. Appoggiamo, scusa Antonella, il nostro hamburger. Se vuoi aiutarmi. Sì, grazie mille, perché sono lontana. Ok. Poi proseguiamo con le cipolle. In quantità. Ecco,
A piacere però, tantissimo. Ecco, a piacere tantissimo. A piacere tantissimo. Almeno a noi piace tantissimo. Questo veramente io sono curiosa di vedere il dottor Morisani tra poco. Mi sa che terminerà prima del tempo, perché sai, quelli che seguono il profumo arrivano. Ecco, mettiamo il nostro pomodorino, un pizzico di sale, perché non abbiamo condito assolutamente questi. Bene. E qualche spinacino crudo, così abbiamo pure il ferro, la vitamina C, la freschezza della primavera, esatto, abbiamo tutte. E infine un pochino di germogli per avere un po' di croccante. Ok, e il nostro primo piccolo paninotto è fatto, è pronto. Allora ci prepariamo l'altro, magari in modo più che si è già tostato light. Dell'altro, logicamente è un attimo quel fornello lì. Ci prepariamo anche l'altro, magari semplicemente con senza germogli, lo facciamo più piccolino. Ah, alternativa. Sì, questa volta un po' di alternativa. Ah, su quello là c'è lo spinaccio. Sì, qui non ci mettiamo i germogli o no? Un po' di germogli e pomodoro. Voilà. Buono. Quindi cipolla niente. Cipolla ne mettiamo pochino. Ma insomma, se proprio vogliamo, se proprio vogliamo, come diceva un mio amico, ecco, a Roma, se proprio ci vuoi insultare, si voglia, facciamoci del male. Insomma, ecco, visto che c'è, perché sciuparlo? Assolutamente no. I nostri germoglietti sempre. Bene. Ci chiudiamo il nostro panino e prepariamo il piatto. Pronti? Quello. Il nostro piatto di presentazione. Esatto, vediamo questo coltello se funziona meglio. Sì, sicuramente. Allora, un breve riepilogo per gli amici che ci stanno seguendo. Oggi abbiamo cucinato per voi un hamburger di ceci con 250 g di ceci lessati, una grossa patata lessata e schiacciata, pane grattugiato quanto basta, sale, aromi misti, pane per hamburger, logicamente. Per la salsa abbiamo caramellato della cipolla con aceto balsamico e del malto, con lo yogurt di soia naturale e senape abbiamo creato un'altra bella cremina, e poi dell'insalata dei germogli e dei pomodori. Abbiamo avuto insalata, abbiamo dello spinacino. Sì, abbiamo usato spinacino in questo caso, ma utilizzate quello che vi pare, sinceramente. Spettacolari. L'importante è avere insieme del crudo, del croccante e del morbido. Ah, ecco, no? Quindi non abbiamo detto i semi di girasole ci sono all'interno del nostro hamburger, e accentuiamo un po' i profumi di affumicato. Sì, questo è veramente anche questo è all'interno dell'hamburger, no? Abbiamo messo la paprika affumicata all'interno per dare una nota un po' di profumo in più. Spettacolare, devo dire. E direi che allora, eccolo qua pronto. Come vedete, lo facciamo vedere in favore di camera agli amici. Eccolo, un panino sarebbe anche l'orario, devo dire. Beh, poi non andrei. Manca la birra. Ai, abbiamo perso 10 punti. Chiamiamo il dottor Morisani. Chiamiamo lui che ci porti un po' di birra. Sì. Va bene, allora, come al solito vi do l'appuntamento. Beh, martedì prossimo non ci saremo, perché a quanto sembra è festa. E quindi ci ritroveremo martedì prossimo, l'altro, insomma. 15 giorni. Naturalmente sempre qui su Telechiara, in mia compagnia. La nostra Antonella che ci propone sempre dei piatti meravigliosi, devo dire, perché insomma sono sempre molto vari, anche se non sembra, ma sì, molto vari. È un modo per capire, insomma, che in effetti si può mangiare bene. Vegana è molto ampia. Molto, infatti. Beh, quindi, ma l'abbiamo potuto sentire. Queste sono tutte cose veloci e semplici, no? Da fare a casa. Al forno, che c'è di buono? Io ho mangiato un pasticcio buonissimo, per dire, di verdure, logicamente, che c'erano i piselli. Era un pasticcio primavera con piselli, carotine e porro, per cui, insomma. Però adesso comincia a essere caldo, quindi Vi proporremo dei piatti che comunque giustamente sono adeguati anche alla stagione, alle uscite, insomma, poi adesso già delle insalate di cereali, insomma, adesso comincia a essere. Si ha meno voglia di accendere i forni, però si può mangiare benissimo lo
stesso. Assolutamente sì. Allora, diamo la linea alla regia e ci ritroveremo tra poco con il dottor Morisani, sempre che non sia scappato con i nostri hamburger. A tra poco. Ciao. Grazie.